Un'enorme nave mercantile svanisce con 27 persone a bordo. È una cosa impossibile. Secondo recenti scoperte scientifiche, il responsabile potrebbe essere un killer mitologico. Poi ci si è presentata una nuova teoria che ci ha fatto mettere tutto in discussione. E in California avviene una strana sparizione nel bel mezzo del deserto. Quella nave è stata avvistata nel corso di 200 anni. Prima c'era e dopo veniva inghiottita dal terreno. Un'incisione scoperta di recente riuscirà a dimostrare l'esistenza di una nave fantasma? Esistono strane sparizioni che sfuggono a ogni logica. Navi, aerei, persone, perfino luoghi perduti per sempre. Svaniti. In tutto il mondo sono in corso delle indagini su casi che finora non sono mai stati risolti. Fermo! Riuscirà il progresso scientifico a far luce sul mistero di queste sparizioni? Com'è possibile che una nave mercantile da 50.000 tonnellate sparisca senza preavviso né spiegazione? I marinai raccontano di enormi muri d'acqua che compaiono dal nulla e distruggono ogni cosa. Veri mostri marini. Per anni queste storie non sono state prese sul serio. Ma ora nuove ricerche rivelano che l'oceano è più bizzarro, più caotico e perfino più mortale di quanto immaginiamo. MS München, l'orgoglio della marina mercantile tedesca. Il design rivoluzionario fa sì che questa nave, costruita 6 anni prima, sia inaffondabile. Il capitano esperto l'ha portata dalla Germania attraverso l'Atlantico fino a Savannah, in Georgia. A bordo ci sono 27 persone e un carico di acciaio. Ma la München scompare. Due volte alla settimana una grande nave affonda, spesso senza alcun avvertimento, senza Mayday. Cola a picco. Teoricamente ci sono 1 milione, se non di più, di vascelli che riposano sul fondale, affondati solo dalla forza del mare. Ora, nuove scoperte suggeriscono che il responsabile potrebbe essere uno strano fenomeno che ha tormentato i marinai per secoli. La München aveva lanciato una richiesta d'aiuto. Era scoppiata una forte tempesta e era nei guai. Le condizioni erano avverse, ma non veramente preoccupanti. Lunga più di 2 campi da football, la München era progettata per affrontare tempeste peggiori. Si è organizzata una vasta missione di ricerca, soprattutto per tentare di salvare l'equipaggio, ma la nave non è mai stata trovata. 13 aerei e 110 navi pattugliano l'oceano. La più grande ricerca marittima della storia. 2 mesi dopo, viene trovato un indizio importante. Hanno avvistato la scialuppa di tribordo della München alla deriva, quasi a pezzi. La scialuppa era una muta testimonianza della forza incredibile che aveva affondato la nave. La scialuppa si trovava a 20 metri sopra la linea di galleggiamento. Lo scafo della scialuppa mostrava i perni contorti e piegati a tal punto da far ipotizzare che l'imbarcazione fosse stata colpita con violenza da un'onda, che poi l'aveva sbalzata da una parte all'altra fino a inghiottirla. Ma perché questa teoria sia plausibile? L'onda doveva essere enorme, 20 metri o più. Un'onda molto più grande di tutte quelle mai registrate. Una violenza che scienziati e costruttori di navi credevano impossibile. Sembra una spiegazione troppo facile per un disastro in mare aperto. Nessuno vuole prendersi la responsabilità e si dà la colpa a un'onda. Un'onda mitica. Certo, nei tempi antichi si poteva dire: ho la spiegazione. Poseidone era arrabbiato e ha mandato un muro d'acqua. Ma molti marinai giurano che queste onde assassine sono reali. Vi garantisco che esistono e non sono rare. Vogliono rubarti l'anima. Le chiamano onde anomale. Sappiamo che compaiono dal nulla e tendono a diventare più grandi e distruttive di tutte le altre. Senza prove attendibili, la loro esistenza è messa in discussione.
È comprensibile che le onde si ingrossino durante una tempesta o che vengano montate da un tifone. Ma l'idea che, col mare calmo, all'improvviso si formi un muro d'acqua che può distruggere una nave è una cosa impossibile. Il rapporto ufficiale sulla sparizione della München dà la colpa al maltempo. Ma i sospetti rimangono. È possibile che la nave sia davvero stata affondata da un'onda anomala? L'architetto navale Michael Lagrassa conosce bene i danni causati dall'oceano. Il ponte superiore di questa nave è dotato di acciaio spesso 5 centimetri. È normale pensare che abbia uno spessore tale da non poter essere danneggiato da nessuna onda. Il potere distruttivo di un'onda, però, si moltiplica man mano che questa cresce. L'energia contenuta in un'onda è proporzionale al quadrato della sua altezza. Se un'onda raddoppia in altezza, si verrà colpiti da una forza 4 volte maggiore. Se triplica, la forza sarà 9 volte maggiore. Quindi, se fosse stata un'onda di 20 metri a colpire la München, avrebbe avuto un'energia di oltre 9 volte superiore a quella di una di 6 metri, molto più di quanto la nave potesse sostenere. Dal punto di vista di un ingegnere, è difficile prepararsi a un'onda simile. Il massimo che possiamo fare è costruire la nave secondo le norme di sicurezza, assicurarci che le saldature abbiano superato il controllo qualità e che l'acciaio sia resistente. Cosa ha affondato la München rimane un mistero. Potrebbe essere stata un'onda di 20 metri, ma gli scienziati dubitano ancora dell'esistenza di certi fenomeni. Sembrano storie talmente fantasiose che è difficile credere che abbiano un fondo di verità. Finché nuovi strumenti scientifici non hanno catturato qualcosa di sconvolgente. E l'impossibile è diventato possibile. Poi ci si è presentata una nuova teoria che ci ha fatto mettere tutto in discussione. La piattaforma petrolifera Draupner, nel mare del Nord, è munita di una serie di strumenti che misurano l'altezza delle onde. Il 1 gennaio 1995 gli apparecchi registrano qualcosa di incredibile. Eccola lì, misurata dal dispositivo. Era innegabile che fosse un'onda reale. Alle 15:20 un'onda mostruosa colpisce la piattaforma. 26 metri d'altezza. La dimensione di un edificio di 10 piani, superiore di quasi 3 volte alle onde circostanti. Era nero su bianco, inconfutabile. Misurata con precisione, un dato scientifico concreto che diceva che un muro d'acqua era comparso dal nulla. Draupner ha cambiato ogni cosa. Le onde anomale esistono davvero e seguono delle regole proprie. Superano di 2 o 3 volte l'altezza media delle onde circostanti. Ma non sono temibili solo le loro dimensioni. La caratteristica più importante dell'onda di Draupner non era tanto la sua altezza, ma soprattutto la forma. Era un muro d'acqua. Gli antichi racconti erano veritieri. L'onda era così ripida da infrangersi nel mezzo dell'oceano. Sappiamo che l'impatto causato da un'onda aumenta significativamente nel caso in cui questa si infranga colpendo una qualche struttura. Questa nuova scoperta può risolvere finalmente il mistero della München? Si tratta di un muro d'acqua che colpisce con la forza di un grattacielo che crolla a terra. Quando l'inaffondabile MS München scompare, si pensa che sia stata colpa del maltempo. Ma la registrazione di un'onda anomala enorme costringe a rivedere quest'ipotesi. Era nero su bianco, inconfutabile, misurata con precisione. Un dato scientifico concreto che diceva che un muro d'acqua era comparso dal nulla. Ma la scoperta non fa che infittire il mistero. Secondo le teorie scientifiche classiche, certe onde non esistono. Pedro Lomonaco è il direttore del laboratorio di ricerca sulle onde dell'Università dell'Oregon. Ok, create una tempesta notturna, per piacere. La sua vasca da 1.300.000 litri simula la formazione delle onde dell'oceano. Quelle anomale, però, sono così particolari da non poter essere riprodotte.
È un fenomeno che non ha il minimo senso. In teoria, le onde anomale non dovrebbero neanche verificarsi, in base a ciò che sappiamo. Il vento genera le onde per via della differenza tra la sua velocità e quella delle particelle d'acqua in superficie. È questo che le fa innalzare. Il vento solleva la superficie dell'acqua, creando le onde. Più il vento soffia sull'oceano, più grandi saranno le onde. Più ampia è la superficie, più grandi saranno le onde. E più forte è la velocità delle raffiche, più grandi saranno le onde. Man mano che si formano, le onde interagiscono. Per esempio, qui possiamo vedere che ci sono alcune onde che si raggruppano e crescono in altezza. Gli scienziati lo chiamano principio di sovrapposizione, un fenomeno che genera onde grandi ma prevedibili. Si sommano le varie altezze e si può prevedere quale sarà il risultato finale. E questa è la cosiddetta regressione lineare, dove la parola lineare indica che avviene una somma conseguenziale. A più B più C più D. Secondo la regressione lineare, se varie onde si sovrapponessero nello stesso momento, potrebbero creare un muro d'acqua enorme. Ma sarebbe un caso estremamente raro. Le onde anomale sono così grandi che la stessa teoria delle probabilità le considera quasi impossibili. Secondo i calcoli, onde anomale, come quella che si pensa abbia affondato la Munchen, possono formarsi solo una volta ogni 10.000 anni. Che si sia trattato di una sfortunata coincidenza? Gli scienziati necessitano di nuovi dati. Ci sono satelliti che girano di continuo intorno al globo e alcuni misurano la distanza fra la loro posizione e le superfici sottostanti. Di conseguenza, quando passano sopra l'oceano, possono rilevare l'altezza delle onde. Inoltre, spesso sorvolano lo stesso punto dell'oceano una volta al giorno, o anche meno, ma comunque ci danno un quadro piuttosto preciso dell'altezza delle onde nei vari momenti della giornata. Usando satelliti e radar di ultima generazione, si perlustrano gli oceani. I risultati sono sconvolgenti. In sole 3 settimane vengono individuate 10 onde anomale, alcune alte più di 30 metri, onde che la scienza aveva dichiarato impossibili. Uno dei risultati più rilevanti ottenuti grazie ai satelliti è stata la consapevolezza che ci sono molte più onde anomale del previsto. Non si verificano una volta ogni 10.000 anni, si formano regolarmente. L'idea che un'onda di 20 metri abbia colpito la Munchen non sembra più così fantasiosa. Sembra un racconto di fantascienza, eppure abbiamo dati scientifici concreti. Le prove che la nave mercantile Munchen è stata inghiottita da un'onda anomala sono in aumento. Ma il mistero sulla loro origine e formazione rimane. Visto il potere distruttivo, le onde anomale sono pari soltanto alla forza più terrificante dell'oceano. Lo tsunami. Onde anomale e tsunami sono piuttosto simili. Sono fenomeni rari e misteriosi, non si verificano molto spesso, ma possono causare una quantità di danni enorme. Che onde anomale e tsunami abbiano la stessa origine? Gli tsunami sono creati da uno spostamento improvviso di una grande quantità d'acqua. Spesso le responsabili sono le placche tettoniche che collidono tra loro sotto il fondo, però si possono individuare anche altre cause, come vulcani in eruzione, asteroidi o frane imponenti. Tutte queste cose possono generare una serie di onde che si propagano per l'oceano. Il fenomeno può durare un paio di giorni perché le onde incontrano fondali di conformazione diversa. Le onde anomale sono molto più misteriose. Un'onda anomala si verifica sempre in maniera improvvisa e dura appena un paio di secondi. Appare e scompare. E c'è un'altra differenza fondamentale. Se uno tsunami passasse sotto una nave in mare aperto, probabilmente non se ne accorgerebbe nessuno. Il suo potere distruttivo in mare aperto è nullo. Se fosse stato uno tsunami a colpire la Munchen, non sarebbe stato neanche registrato. Vicino alla costa è il contrario. Le onde anomale si infrangono sempre a una buona distanza dalla costa, quindi se si riesce a raggiungere il litorale non si corre alcun pericolo. Mentre è lì che le onde degli tsunami diventano mostruose. Gli scienziati prendono in esame un altro indizio, il clima. La Munchen era in mezzo a una forte tempesta. È possibile che in particolari condizioni meteorologiche si formino onde straordinarie? Jonathan Hillstrand è un pescatore di granchi nel Pacifico nord-occidentale, un'area nota per i venti forti e le onde enormi.
Quando sei circondato da onde di 15 metri, la giornata è rovinata. Abbiamo perso un bel po' di barche. Le ultime 6 affondate hanno incontrato delle onde anomale. L'oceano è pericoloso e se ne frega di te. Vuole rubarti l'anima. Lo stesso Ilstrand ha visto un'onda anomala. L'onda più grande che abbia mai visto è come spuntata dal nulla. È ricaduta su se stessa. E quando quell'enorme muro d'acqua di 30 metri si è abbattuto su di noi, andava velocissimo. Aveva uno slancio e una violenza enormi e ha colpito la prua in pieno. Ci ha preso, facendoci finire di lato. Eravamo sott'acqua. Poi la barca si è rimessa dritta e ho visto solo che ne stava arrivando un'altra. So cosa si prova a morire. Ma avevo una buona barca. Eppure ci sono racconti di onde anomale formatesi col mare calmo. Un incidente in cui sono rimaste uccise 6 persone vicino a Tofino, in Canada, potrebbe fornire indizi importanti. La levaia Tantu, lunga 20 metri, trasportava un piccolo gruppo di avvistatori di balene. Guidavo io i tour fino alla fine di ottobre. Era una giornata molto simile a questa, perfetta per un giro in barca. Dwayne Maseru era a bordo della barca quando è avvenuto il disastro. Ricordo che le onde si incrociavano tra di loro, capisci? Sì. Per la prima volta Dwayne torna sul luogo dell'incidente. Il giorno dell'incidente eravamo dall'altra parte di quelle rocce e osservavamo i leoni marini da laggiù, senza disturbarli. Abbiamo girato la barca per superare quella parte della barriera e poi abbiamo rallentato di nuovo. È stato allora che siamo stati colpiti da un'onda. Ha capovolto la barca e in un attimo soltanto, ero sott'acqua. I sopravvissuti descrivono l'onda che si staglia sulla barca alta 5 metri, un muro d'acqua comparso dal nulla. Io sono riuscito a venir via dalla barca e a tornare su. Era una situazione molto confusa. Erano tutti sotto shock, me compreso, e i passeggeri erano sparsi ovunque. La barca era completamente rigirata, di fianco a noi. Tutti urlavano in preda al panico. L'onda si dissolve, lasciando una scia di distruzione. Dwayne rimane nell'acqua a 14 gradi per circa un'ora. Non credo che avrei resistito molto più a lungo. Avevo i crampi alle gambe e stavo letteralmente congelando. Ho pensato che c'erano buone possibilità di non uscirne vivo. Un membro dell'equipaggio riesce a sparare un razzo di segnalazione. Da quel che ne so, soltanto una persona ha visto il razzo e ha chiamato i soccorsi. Franci Campbell guida un taxi boat ed è stato tra i primi soccorritori. È stato un momento difficile. Ho sentito una scarica di adrenalina al pensiero di quelle persone in pericolo. Eppure io me ne sono reso conto solo tornato a riva. Dwayne e altri 20 vengono portati in salvo, ma altre 6 vite sono spezzate. È stata l'esperienza più terrificante della mia vita. Non mi ero mai trovato in quella situazione e spero di non trovarmici più. Questo dimostra che le onde anomale si verificano in qualsiasi condizione. Avvistare le balene sembra una cosa normalissima. Le condizioni erano buone, c'era solo qualche onda. Eppure è avvenuto un incidente. La barca si è capovolta e qualcuno è morto. Ormai è chiaro che non c'è bisogno di una tempesta perché si formino. I marinai raccontano di aver visto comparire un muro d'acqua anche in condizioni di mare calmo. L'onda sembra emergere dal nulla e poi, una volta infranta, il mare non mostra alcun segno del suo passaggio. È una specie di onda fantasma che compare all'improvviso. Il meccanismo di generazione è di sicuro molto particolare e differisce da quello che sapevamo sulla formazione delle onde. Ma il luogo dell'incidente può offrire un altro indizio. In quel punto, infatti, il moto ondoso incontra una corrente contraria.
Una situazione simile si può trovare in Sudafrica, dove una corrente estesa, la Gulas, interagisce con i venti del sud. Qui, per mano di onde anomale, sono state affondate navi enormi come la Munchen. Nel 1981 la Energy Endurance incontra un muro d'acqua che apre un buco di 45 metri nello scafo. 10 anni dopo, l'Atlas Pride viene distrutta da un'onda gigantesca. Nello stesso anno, nella prua della Mimosa viene scavato un buco che potrebbe contenere 3 pullman. Jeff Weber è un climatologo della Corporazione Universitaria per la Ricerca Atmosferica a Boulder, in Colorado. È convinto che esista una connessione. Qui abbiamo una corrente oceanica calda, la Gulas, lungo il versante orientale. Proviene da nord-est, cioè dalla direzione contraria dei venti di sud-ovest. Quando queste due forze interagiscono, la loro opposizione crea la formazione di onde. Assomiglia allo shoaling. L'acqua scorre in una direzione e l'aria che arriva dall'altra la increspa, creando le onde. Le onde si ripiegano su se stesse, intensificando la propria energia, come la luce che passa attraverso una lente di ingrandimento. Si accumulano l'una sull'altra, aumentando la propria ampiezza e creando onde anomale. Queste correnti sono presenti in vari punti del mondo. Per esempio, nel Golfo del Messico si crea la corrente del Golfo. Quando si avvicina alla costa nord del Sud America, ma questo vale per ogni punto in cui le correnti oceaniche si oppongono ai venti, si ha una zona soggetta alla formazione di onde e anche allo sviluppo di onde anomale. Questa scoperta potrebbe esserci utile, ma le correnti non sono l'origine di tutte le onde anomale. Fine anni 2000, la nave da crociera Caledonian Star viene colpita da un'onda anomala. Non è vicina ad alcuna corrente. Conosco bene la Calstar. Ci ho navigato sopra. E alcuni miei amici erano a bordo quando l'imbarcazione è stata colpita dall'onda anomala. Quando il muro d'acqua si è abbattuto sulla nave, ha inondato e distrutto del tutto il ponte, infranto le finestre, ha allagato la sala macchine e poi la nave è morta. È stato assolutamente terrificante. Parlando coi testimoni, io ho avuto la netta sensazione di quanto tutti abbiano avuto paura non solamente di diventare argomento dei libri di storia, ma una triste statistica. La nave da crociera Louis Majesty, vicino alla costa nord-orientale della Spagna. I passeggeri immortalano un'onda di 10 metri che distrugge le finestre. Ci sono 2 morti e 14 feriti. Non sono vicini a una corrente pericolosa. E secondo i registri, nemmeno la Munchen lo era. Le onde anomale possono formarsi lontano da ogni corrente, tempesta o fonte plausibile. Per decenni il destino della nave Munchen è rimasto un mistero. Ma quando gli scienziati riprendono in esame l'unica prova a disposizione, la scialuppa di salvataggio, arrivano a una conclusione sconvolgente. Oggi la Munchen è considerata da tutti la prima nave di cui si può dire con certezza, grazie alle analisi e alle tecnologie moderne, che è stata affondata da un'unica onda anomala. Il muro d'acqua deve aver fatto esplodere le finestre del ponte, i computer sono andati in tilt, i motori hanno smesso di funzionare e pompare. Piegata quasi su un fianco, la Munchen alla fine è colata a picco. Gli scienziati però non sanno ancora perché l'onda anomala abbia colpito la nave. Una nuova teoria potrebbe finalmente offrire qualche indizio. Bisogna considerare le onde, i venti e le correnti che vanno in direzioni diverse e interagiscono in modi così complessi a cui la regressione lineare non è in grado di dare spiegazioni. Per le onde anomale ci vuole la teoria del caos. La teoria del caos studia sistemi fisici dinamici in cui piccoli cambiamenti hanno conseguenze devastanti. Alcuni scienziati sono arrivati a ipotizzare che, per ragioni ancora sconosciute, un'onda normale sottragga energia a quella intorno a sé. È possibile che un'onda più grande risucchi l'energia di tutto il gruppo circostante, diventando enorme. Comincia a crescere, crescere, crescere e non si ferma più. L'onda anomala accumula energia fino a diventare abbastanza grande da affondare una nave come la Munchen.
Purtroppo, però, a causa di questa natura caotica, le onde anomale sono impossibili da prevedere. Da parte nostra è necessaria una migliore comprensione di tutta una serie di meccanismi che ancora non capiamo appieno. Dobbiamo accettare il fatto che la natura non segue la matematica. Anzi, probabilmente non la considera nemmeno. Non possiamo impedire un altro naufragio. Le onde anomale sono uno di quei fenomeni che ti fanno tornare alle basi e mettere in dubbio tutto quello che pensi di sapere del mondo naturale. È solo questione di tempo prima che un'altra onda anomala colpisca ancora. Nella California meridionale, il deserto conserva un segreto misterioso. Una nave scomparsa. C'è chi racconta di una nave vichinga o di un galeone spagnolo pieno di tesori. Nessuno sa dove. I cacciatori di navi e gli scienziati si sono lanciati in un'impresa impossibile: trovare la nave perduta del deserto. Gli avvistamenti si susseguono nel corso dei secoli. Quella nave è stata avvistata nel corso di 200 anni. Prima c'era e dopo veniva inghiottita dal terreno. Non si riesce a trovare un accordo su che tipo di nave sia. Alcuni sostengono si tratti di una nave vichinga, altri ancora no, è una nave pirata inglese. Poi c'è chi sostiene sia un galeone spagnolo. L'unica cosa su cui concordano è che esiste, qualunque cosa sia. Il bacino Salton è un'area nel deserto della California meridionale, uno dei luoghi più inospitali della Terra. La nave è da qualche parte in quel bacino di 21.000 km quadrati, dal terreno impraticabile, dove è difficile trovare qualunque cosa. Dopo anni alla ricerca di prove, il veterano John Gresson è intenzionato a rintracciarla una volta per tutte. Sono continuamente alla ricerca di indizi sulla nave, qualunque cosa riesco a trovare. Non si può mai sapere quale sia l'informazione che si rivelerà il pezzo mancante del puzzle. E se la spiegazione fosse semplice? Il caldo torrido può ingannare i sensi e far vedere ciò che non esiste. Quindi è possibile che la nave del deserto sia solo un'illusione? Bisogna considerare la possibilità che sia un miraggio. La gente la immagina e basta? Ci troviamo a sud-est di Palm Springs, nel cuore del deserto del Colorado. È un luogo molto arido e molto caldo. Oggi la temperatura supera i 40 gradi. Le condizioni ideali per un bel miraggio. I miraggi si formano quando l'aria vicina alla superficie si surriscalda eccessivamente e diventa meno densa di quella sovrastante. Quando i raggi del sole incontrano quello strato d'aria, si flettono, creando così un'illusione ottica per cui si è convinti di vedere un lago o qualche specchio d'acqua. I miraggi interessano la vista e anche la mente. Anche se spesso capita di vedere acqua, alcuni miraggi distorcono gli oggetti, rendendoli irriconoscibili. Sembrerebbe la spiegazione più logica, ma non per John Gresson. Certo, è possibile vedere un miraggio che assomiglia a una nave, ma quante persone dovrebbero averlo visto? Quante volte e per quanti anni? Negli anni 20, 30 e 40 sono emersi altri indizi che non avevano nulla a che fare con i miraggi. È risaputo che gli archeologi hanno trovato barche nei posti più strani. Del legno appartenente a una nave di 4.000 anni fa è stato rinvenuto nel deserto dell'Egitto. Mentre ai confini del deserto della Namibia sono stati trovati i resti di una nave contenente un carico del valore di oltre 13 milioni di dollari odierni. Nell'88 è stato portato alla luce un battello a vapore dal carico intatto sotto un campo di mais in Kansas. È vero. Capita di trovare le cose più strane proprio quando meno te l'aspetti e nei luoghi più improbabili, navi comprese. Ma com'è possibile che una nave si sia arenata nel deserto a chilometri dal mare? L'idrologo Tim Krenz è un esperto della geografia del bacino Salton. Crede di poter dimostrare che questo deserto un tempo era un profondo lago d'acqua dolce. Fino al XVIII secolo
tutta quest'area sotto di me e sopra la mia testa era il lago Cahuilla. Quindi ora mi troverei sotto ben 15 metri d'acqua. L'acqua riempiva quest'intera vallata. Provate a immaginare le onde che lambivano la costa laggiù, fino ai dirupi. Si può vedere il livello dell'acqua che si estende tutto intorno a noi fino a sud. Questo bacino di 3.885 chilometri quadrati era pieno d'acqua, fin dove arriva lo sguardo e oltre. Il lago Cahuilla era collegato al fiume Colorado e all'oceano Pacifico da un delta che sfociava nel mare di Cortés. I corsi d'acqua mutano nel tempo. I fiumi cambiano corso, i bacini evaporano o si spostano. Quando il fiume Colorado ha cambiato corso, il lago Cahuilla ha cominciato a prosciugarsi. Ci troviamo nella parte più calda e secca della California, uno dei posti più aridi della Terra. Le precipitazioni medie sfiorano i 5 centimetri, mentre l'evaporazione media è di addirittura 2 metri all'anno. Quindi il lago Cahuilla ha cominciato a restringersi. Tutto ciò che rimane di quello che un tempo era il maestoso lago Cahuilla è questo specchio d'acqua poco profondo chiamato lago Salton. Oggi non è raggiunto da alcun fiume, non è collegato all'oceano, è circondato solo da terra e sta lentamente evaporando. Questa è la prova sconvolgente che in passato una nave può aver attraversato ciò che ora è il cuore del deserto. Ma che tipo di nave era? Gresson crede che la tradizione orale delle tribù di nativi americani della zona nasconda un indizio. Il libro L'ultimo dei Seri è stato scritto da Dane College e la moglie Mary. I due scrittori hanno trascorso qualche tempo con lo sciamano di quella tribù parlando di vecchie storie. Tra le leggende che hanno raccolto c'era quella degli uomini da lontano. Erano bianchi, alti e imponenti. Si trattava di viaggiatori arrivati da una terra lontana che avevano l'usanza misteriosa di bollire e mangiare carne di balena. Inoltre, erano giunti a bordo di navi con teste simili a serpenti. Uno degli avvistamenti più famosi della nave sembra supportare questa teoria. Myrtle Botts fece una scoperta durante un'escursione. Adorava i fiori del deserto. Ogni primavera faceva un'escursione nella speranza di trovare fiori a cui dare un nome. Myrtle era accampata ad Agua Caliente, che significa acqua calda. Si fermava a chiacchierare con minatori e prospettori e le è capitato di parlare della nave perduta con un uomo che sosteneva di averla vista, ma lei era scettica. Lui allora le ha mostrato una foto e Myrtle si è convinta. La mattina seguente era talmente curiosa che si è spinta fino a quel canyon e da 12 metri d'altezza ha visto una barca che spuntava dal bordo, sembrava parcheggiata. Purtroppo non aveva una macchina fotografica, quindi si è ripromessa di tornare in quel posto per documentare propriamente ciò che aveva visto. Nel frattempo però c'è stato un forte terremoto, il famoso terremoto di Long Beach del 33. Long Beach è la città più colpita, essendo a circa 32 chilometri a nord-ovest dall'epicentro. È stato uno dei terremoti più devastanti della storia della California. Si stima che abbia provocato danni per 40 milioni di dollari e ucciso 115 persone. Il terremoto di Long Beach ha colpito e devastato anche la zona dei canyon, seppellendo la nave. La cosa veramente interessante del racconto fatto da Myrtle su ciò che aveva visto era la prua della nave, decorata con la testa di un drago o di un serpente. Grazie a questo dettaglio, Gresson ritiene di conoscere la provenienza dell'imbarcazione. Myrtle ha descritto una tipica nave vichinga con la testa di drago e un solo albero maestro. Ha parlato di scudi sui lati della barca, l'ampiezza, la lunghezza e la profondità. Sembrano ricondurre a una nave vichinga, soprattutto per la testa di drago. Gresson ha ipotizzato che un gruppo di esploratori vichinghi potrebbe aver superato il Canada fino ad arrivare in California. Abbiamo le prove che i vichinghi sono arrivati in Groenlandia e in Canada. E l'epoca coincide col periodo caldo medievale, quando quella zona era priva di ghiaccio. In teoria è possibile. È una storia incredibile. Forse anche troppo.
C'è differenza tra dire potrebbero essere passati di lì e l'hanno fatto. Ricordiamoci che sarebbero dovuti arrivare in California. Condurre una nave vichinga attraverso il passaggio a nord-ovest, scendere lungo la costa, girare tutta la bassa California e risalire fino al lago Salton è davvero un'impresa titanica. Non ci sono prove attendibili che i vichinghi siano arrivati nell'Oceano Pacifico, per non parlare della California. Se c'è una nave perduta nel cuore del deserto, chi ce l'ha portata? 400 anni dopo i vichinghi, quando è iniziata l'epoca delle grandi esplorazioni, molte navi europee hanno raggiunto le coste della California. E l'analisi scientifica di una scoperta recente potrebbe essere la chiave per svelare il mistero. La credenza più diffusa è che si tratti di un antico vascello spagnolo smarritosi quando il lago Salton era collegato al mare e rimasto poi intrappolato. Nel 2009, il fotografo ed esploratore Robert Marcos è venuto a conoscenza di un petroglifo nel deserto. Dopo aver sentito di quell'incisione rupestre da un signore anziano, io e il mio amico Tom abbiamo passato un anno ad allenarci e ad aumentare la resistenza mentre cercavamo una rotta che fosse percorribile. Il luogo in cui Marcos era diretto è considerato talmente pericoloso che la polizia di frontiera vuole tenerlo segreto. È pericoloso sotto ogni punto di vista. Puoi morire di sete o per il morso di un serpente. Puoi romperti una caviglia e non riuscire a continuare. E sei finito. Si è davvero responsabili della propria vita. Ciò che ha trovato potrebbe cambiare la storia e rendere vera la leggenda. L'ho capito subito. Ho visto i remi, l'albero maestro, la poppa. È la prova definitiva che la nave perduta esiste? Prendi i progetti. Ritornano per darti la carica in una serata piena di emozioni imperdibili. Questa sera, dalle 21, goditi la compagnia dei programmi più esclusivi. Di Discovery Channel. Il fotografo Robert Marcos è alla ricerca di un petroglifo in un punto sperduto e pericoloso del deserto della California. Dopo un anno di fatiche e di addestramento, finalmente ho raggiunto il luogo del petroglifo. I petroglifi sono antiche incisioni su pietra, ma questo era qualcosa di mai visto prima. All'inizio è stata una delusione enorme perché mi aspettavo di vedere un mammut lanoso, un bufalo d'acqua oppure una tigre dai denti a sciabola. Non era un'incisione antica, doveva risalire a 450 anni prima. Era un disegno molto grezzo, di quella che sembrava una nave. Dentro di me ne ero convinto. L'ho capito subito. Ho visto i remi, l'albero maestro, la poppa. Era senza ombra di dubbio una nave. È una scoperta incredibile. La testimonianza storica di una nave nel cuore del deserto potrebbe dimostrare l'esistenza della nave perduta? Il petroglifo viene esaminato dallo storico Ray Ashley del Museo Marittimo di San Diego, dove ora è esposta una copia. Non è antico. Sono arrivato a questa conclusione in base al fatto che le rocce hanno una crosta, la quale si forma da un gas emanato dalla roccia stessa che reagisce con le alghe in superficie, facendo sbiadire gradualmente l'immagine. Quindi, vista la relativa nitidezza di questo disegno, si deduce che ha solo qualche centinaio di anni. Certo, non è arte moderna. Ashley ritiene che questa sia l'immagine della prima nave spagnola ad aver esplorato la costa della California nel 1542, la San Salvador. Osservando la San Salvador, si notano in primo luogo gli alberi belli alti che si possono distinguere anche qui. Poi queste porzioni orizzontali e verticali che assomigliano moltissimo a quelle sullo scafo della nave originale. Si vede questo disegno che sembra un'ancora. Le ancore erano gli oggetti di ferro più grandi del tempo e i nativi non le avevano mai viste.
Vedete queste specie di gambe? Alcuni petroglifi molto antichi, trovati a Malta e in altri posti con barche a remi, ricordano degli insetti proprio come questo. E i nativi non avevano mai visto una barca a remi prima. Tutte le imbarcazioni nelle Americhe erano pagaie prima dell'arrivo degli europei. I remi erano un tratto distintivo. Se si tiene conto di tutte queste caratteristiche, è facile concludere che si tratti della rappresentazione di una nave europea. Di conseguenza è la più antica testimonianza del colonialismo nella storia americana. Negli Stati Uniti non esiste prova più antica di questa del contatto tra i nativi e gli europei. Il valore dell'incisione sarebbe inestimabile. Alcuni però credono che raffiguri una nave diversa. Penso che sia molto più plausibile che l'imbarcazione del petroglifo rappresenti una nave arenatasi nell'antico lago Kauai, che si trova ad appena 25 chilometri dall'incisione, e non di un galeone spagnolo nel porto di San Diego, lontano oltre 145 chilometri. Ammesso che nell'antico lago ci fosse una nave spagnola, cosa ci faceva lì? Le prime mappe spagnole dimostrano che, secondo gli iberici, la California era un'isola. E per incoraggiare le persone a partire e a verificare quella possibilità, venivano distribuite licenze per la raccolta delle perle. Si incentivavano i cittadini a spingersi in quella regione per trovare perle nere, che al tempo erano più preziose perfino dell'oro. Io credo che, se esiste una nave perduta in mezzo al deserto, sia il vascello del capitano Juan Ortibe. Del resto, era il periodo dei conquistadores e sappiamo bene quanto amassero esplorare. Impiegavano una quantità enorme di risorse economiche ed energia per andare in cerca di nuove ricchezze e terre fertili. Il capitano Ortibe deve essersi spinto più a nord di tutti gli altri. Durante la navigazione è entrato in un estuario molto ampio e piatto che l'ha condotto nell'antico lago Kauai. La trovo un'ipotesi più che plausibile. Un piccolo passaggio in quel mare sconfinato sarebbe sembrato la rotta perfetta per continuare ad andare verso nord. Nel 1600 il livello del lago Kauai era al massimo. Il delta che conduceva al lago, però, era poco profondo e non conteneva sempre la stessa quantità d'acqua. Tornando indietro, dopo aver fatto il giro, qualcosa era cambiato. Il livello dell'acqua si era abbassato, portando alla luce banchi di sabbia. Quei cumuli hanno bloccato l'uscita nel mare di Cortés, intrappolando la nave. L'equipaggio ha continuato a girare senza trovare un'uscita, finché non ha volontariamente arenato il vascello. Quindi, se la nave è ancora da qualche parte nel deserto, potrebbe essere piena di tesori. Il capitano Ortibe è tornato in Spagna, ma non è stato in grado di trovare il denaro per finanziare una spedizione e recuperare la nave. Le perle che aveva raccolto sono state abbandonate. Tutto è possibile. Nell'Ottocento più di un prospettore ha giurato che nel lago Salton, quello che oggi chiamiamo lago Salton, aveva visto una nave spagnola in piena regola, con le insegne e tutto il resto. Inoltre, un indizio interessante ha convinto John a continuare la ricerca. Nel 68 un certo Morlin Childers andò nel deserto e dopo poco uscì un articolo con una sua foto di fianco a un albero di nave. Intorno c'era un grosso anello fatto a mano che Morlin si portò a casa come souvenir. E io voglio rintracciarlo perché è la chiave per scoprire la posizione e il tipo di vascello. È l'unica prova che abbiamo della nave perduta del deserto. La fotografia è di certo una testimonianza. Ma finché non si troverà quell'anello, la nave perduta del deserto californiano rimarrà un mistero irrisolto. La nave perduta del deserto è il mio chiodo fisso da più di 12 anni. La gente mi chiede perché la inseguo, perché sono ossessionato da questa leggenda, perché io ci credo. Penso che esista davvero una nave nascosta. Io non escludo niente, perché di continuo scopriamo cose che secondo noi erano impossibili. È una storia che cattura l'immaginazione e non ti abbandona più. Così nascono le leggende.